Ciao a tutti, come sempre vi ringrazio per essere qui. Il programma lo conoscete, inizieremo ad analizzare un pochettino i lanci, quelli che sono arrivati. Io continuo per la mia strada a lanciare e piano piano vediamo dove sto arrivando. Nella seconda parte invece analizzeremo una parte della costa che a me piace veramente tanto. E adesso però vi levo il casino. Perfetto. Allora rimane in piedi solo Fabiana. Ok. Allora la seconda parte invece. Ho preso una parte di costa che a me piace molto e che è anche molto interessante, sia per i sardi che per chi viene in Sardegna a pesca, in vacanza, o anche a fare gare, perché insomma, stiamo parlando di due spiagge, di due pezzi di litorale, uno di 14 chilometri. E uno di 11 chilometri, tenendo presente che sono praticamente un'unica spiaggia, cioè 14 chilometri in un'unica spiaggia, 11 in un'unica spiaggia, e stiamo parlando di Badesi e Platamona. Sono due spiagge molto conosciute, molto frequentate, che però hanno i loro problemi, perché tutte e due hanno qualche inghippo. Particolare Badesi, perché Badesi può sembrare tutta una spiaggia fantastica, però nella realtà delle cose ci sono molti punti che danno delle grandissime sorprese, permettono delle grandissime pescate, anche per la vicinanza del parco delle Bocche, però ci sono molti punti invece che sono chiusi. Quindi se uno sbaglia deve stare attento perché può non pescare veramente niente, nonostante i pesci stiano pascolando, però non stanno pascolando lì. Poi faremo prima di tutto Badesi tutta e poi tutta la zona di Platamona, Marina di Sorso, sino ad arrivare a Marrizza, che non tutti conoscono. Perché quasi tutti conoscono Platamona, qualcosina di Marina di Sorso, però poi Porchile e Marrizza non lo conosce nessuno, nonostante siano in proseguimento della stessa spiaggia. E per assurdo sono pure i pezzi migliori di quella spiaggia. Davvero che. E vedremo perché analizziamo questi due tratti di costa. Che sono importantissimi perché comunque ti permettono di stare in pesca in una condizione o nell'altra. Quindi adesso iniziamo intanto a. Sì, già fatto, grazie. Iniziamo intanto a vedere un attimino che cosa. Marco Picchiante, si vede? Fai di sì con la testa. Male. Male. Cioè, si vede o non si vede? Io vedo una riga e basta, non Tu vedi? si vede Anch'io vedo solo una riga. niente. Prima è venuta la schermata delle lance e poi è venuta una riga così. Ok. Ok, allora riprendiamo. Adesso? Ora si vede le miniature dei lanci, dei video. Allora, iniziamo da questo oggi.
Allora, questo è a velocità normale. Questo è rallentato. Roberto. Ora, questo è un side abbastanza ben eseguito. E il corpo gira, il braccio fa il javelin, quindi diciamo è abbastanza buono. Per migliorarlo farei una leggerissima torsione di busto e chiuderei un attimo l'angolo del braccio sinistro, ma questo solo per dargli un po' più di spinta. Il lancio comunque, come lancio da pesca, va più che bene. Grazie. Ok. È una 4,50, quindi lui l'altro giorno parlava della velocità d'esecuzione, no? Però una 4,50 parabolica, insomma, la velocità non puoi chiedere più di quello, insomma. No, ma comunque la canna si carica bene. Ora, andiamo a vedere quest'altro. Velocità normale, che però mi sembra sia già in slow motion questo. No. Allora, velocità normale. Lento. Si vede male, Marco, ce la fai a mandarlo un po' più lentamente? Sì. Allora, qua c'è un po' di destro che vince su tutto. Il cambio del peso è fatto troppo anticipatamente. Vedi, qua già ha spostato tutto il peso della gamba, l'ha buttato sull'altra. Deve attendere un attimino, in modo che quando sta spingendo col sinistro, col braccio sinistro, automaticamente spinge sulla gamba destra. E non dividerlo in due. Ora basta, ne sto bevendo. Ok. Vedi, quando il sinistro arriva la canna è già scarica, però tutto sommato non è un lancio sbagliatissimo, è soltanto che deve compiere l'ultimo pezzo di giro che non ha compiuto. Diciamo, comincia a chiudere la canna non quando c'ha il braccio davanti, ma quando c'è il braccio laterale. Deve continuare a girare fino a che non si trova con il destro al bersaglio, allora in quel momento deve chiudere. Allora, questo è sempre lo stesso lanciatore. Le braccia di partenza sono buone. Questo è eseguito un po' meglio, ma sempre il cambio del peso che, vedi, qua il peso sta messo bene, qua già sta spostato.
calcola che noi dobbiamo ruotare sulla gamba destra come fosse un compasso fino alla fine. Non dobbiamo buttare il peso prima, altrimenti poi non entriamo col corpo nella chiusura. Allora. Sempre stesso lanciatore. Questo sembra un po' meglio di lancio, però il problema è di quanto stanno alte queste braccia. Poi preso da dietro si vede un po' male, sinceramente. Sì, preso da dietro, non bisognerebbe mai prenderlo da dietro, di fianco o davanti. Anche il destro deve stare leggermente più aperto, l'angolo deve essere più aperto, non deve essere un angolo a 90 gradi o chiuso. Leggermente più aperto, però questi sono diciamo, errori che si correggono facilmente. Chi è Giovanni questo? Sì, Marco, sono i miei. Rispetto alla volta precedente mi sembra sia migliorato. Lo sai, non me lo ricordo la volta precedente. Vediamo subito. Allora, era questo, sì. Questo era inside. Aspetta, dove ci sono gli altri? Cioè questo e questo, però sono sempre presi da lontano. Guarda anche la partenza, il destro sta troppo alto sulla partenza, deve stare più basso, il braccio destro deve stare più basso. Vedi quanto sta alto, dopo qua non riesce più a mettere il dorso. Questo era quello della settimana scorsa, eh? Comunque c'è tanto, qua c'è più destro rispetto a quelli di oggi, eh. Qua è proprio una spallata di destro, ragazzi. Mentre invece oggi il sinistro ha lavorato di più, braccio parte più basso.
Anche qua lavora tanto la spalla destra, però uno è perché va troppo verso l'alto. E comunque c'è molto più giro rispetto a quello di prima. Comunque è migliorato, vero? Sì, pure il sinistro scende meglio. Oia, ma... Prima era una gran spallata di destra, se ci ha fatto caso. Sì. Beh, beh. Contento, Giovanni. Giovanni sta... Grazie come sempre, Robby. Piacere. A me piacerebbe portarvi sul campo, che forse la spiegazione è migliore, lo potrei far vedere, però dobbiamo accontentarci così. Allora, dove diavolo sono finiti? Sì. Allora, qui ripartiamo. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con i miei lanci, e qua si riparte dal 19 di settembre. Questa settimana ho fatto un po' meno. Questa settimana sono ripartito da qui. Questo, diciamo, era quello che avevamo già commentato, mi sbaglio? Mm-mm. Si vede un posto destro che ancora prevale parecchio sul sinistro, sì. Però c'è il giro, il spostamento del peso c'è. Siamo a 3 giorni fa. Guarda, qua oserei dire che rispetto a quello di prima c'è stato come un piccolo regresso. Sì, c'è meno giro e più cattiveria, guarda. Tanta cattiveria, però ci hai messo meno giro. Perché ha messo forza senza rispettare il movimento. Sì. E c'è stato un giorno che non c'era verso. Quando subentra poi la cattiveria che prende a vento è un macello. Ce n'è per tutti sempre, eh? Quella è una cosa che ci si scontra sempre. E qui non c'era verso. Questo è sempre lo stesso giorno. Questo è sempre lo stesso giorno. Tra l'altro questo è un lancio fatto col mulinello aperto. Questo è meno peggio di quello di prima. Lo stesso giorno. E poi passiamo a ieri. Ieri i primi sono stati come quello. E poi ho iniziato con questa serie.
E qua ti piace farti bello, insomma, sì. No, com'è questo? Adesso a parte... No, no, a parte scherzi, questo già è molto meglio. Il giro c'è una misura molto composta, c'è il sinistro che arriva al centro del petto, c'è la canna che comunque si carica sia durante il giro, sia nell'ultima fase di chiusura. Questo per renderlo perfetto ci vorrà un po' più di violenza di sinistro per piegare l'ultimo pezzo del pedone in mezzo alle braccia, però è che io voglio dire a sto lancio. Questo è in grande. Dopo questo ce n'è un altro, sempre ieri, e ce ne sono diversi, ne ho molti filmati, ma sono tutti così adesso. Che si standardizza. Sono tutti così adesso. Buono anche il fatto che finisci tutto davanti senza perdere l'equilibrio, quello è importante. A parte che c'è lavoro, però qua quando metti, vedi, spingi il destro e tiri il sinistro, vedi? Ti trovi sbilanciato in avanti senza perdere equilibrio, quello è, diciamo, la cosa migliore che si può fare per far lavorare il corpo. Se ci metti un po' più di sinistro rispetto comunque al destro, che comunque sempre importante, riesce a piegare anche l'ultimo tratto del pedone, e comunque non è una canna facilissima. Adesso se fa domani riprendiamo da qui. No, è qua, infatti dai il rinculo, quando lanci bene dai il rinculo proprio. Sì, quando ritorna in posizione ti batte. È normale, sì. Allora, però se prendi 30 kg non lo senti più. Vediamo un po' se trovo. Dovrebbe essere questo, no? Questo. Non sarà questo. No, questo qui l'abbiamo visto. Voglio vedere una cosa. Allora, ok, tutti gli eventi, vediamo se questo in pratica. 3 settimane fa era questo. Sono due cose completamente diverse. Cioè, questo è inguardabile, guarda. Questo adesso è inguardabile. È osceno. Sembra che due gemelli diversi. Cioè, è veramente osceno. E vabbè, Marco, ma ci siamo passati tutti, eh.
brutto. Però ti dà soddisfazione? Eh sì, eh. Siamo passati da qui. Questa non c'entra niente. Questo qui. Vediamo. Siamo arrivati da qui a tic, tic. Ne sono già troppi, devo cominciare a eliminare un po' di cosettine. Siamo arrivati da lì, da quella cosa oscena. Io sono contento del risultato, lo sai. Cioè, anche... vedendo questa, quella cagata di prima. Con tutti gli errori che può ancora avere questo. Certo, certo. Ma è un'altra cosa. Questo è un ground. Ma poi sono fermo, sono stabile. Io, ragazzi, sono abbastanza soddisfatto, devo dire la verità. Adesso vediamo cosa ne salta fuori la settimana prossima, perché la settimana prossima continuo col ground. Spero di riuscire a tenere stabile questo lancio, migliorarlo un pochettino. Dovrei chiudere più violentemente col sinistro, vero? Sì. Deve comunque prevalere il sinistro sul destro, che è importante. Quando riesci a farlo prevalere, riesci a piegare anche l'ultimo pezzo del pedone. Perché se tu ci fai caso, durante il giro, la prima parte della canna si precarica solo col giro, senza che tu la interessi con le braccia. Sì. Quindi tu vai a caricare una canna, tra virgolette, già carica, finisci di caricarla, e quindi vai a interessare il pedone. Più riesci a mettere sinistro, più scendi sulla canna. E il pedone, diciamo, un po' il motore della canna, quindi... Che non è semplice da piegare, perché un po' lo piego, però non è semplice. Manca l'ultimo pezzetto. Non è semplice, Marco, se era semplice non stavamo qui. Sì, vabbè. Vabbè, vediamo un po'. Però sono contento quando gli altri sono contenti, quello mi fa molto piacere. Sì, da una situazione inguardabile che è il primo lancio, c'è un abisso, cioè, ma si sente anche dal mulinello, però addirittura si vede anche dalla velocità, perché in slow motion uno, slow motion l'altro, già il secondo è più veloce, bisogna rallentarlo ulteriormente. Vabbè. Se non piove domani, Pietro viene. Anche se dovremmo andare con uno scafandro, ma... Riprendiamo. Siamo d'accordo, tanto. Eh? Mettiamo d'accordo. Sì. Beh, io 3 settimane, ancora una settimana spinta con questo e vedo un attimino dove riesco ad arrivare col grado. Se riesco a mantenerlo bene, a spingere benino, passo ad un'altra rottura di balle. Perché poi sembra facile, bisogna appiccicarlo al pendolo. Quello. Tanto bisogna fare il pendolo, poi bisogna appiccicarcelo. Piano piano. Non mi preoccupo. I primi faranno cagare, poi piano piano
completiamo l'opera. Poi un'altra cosa che vorrò imparare è l'aeroground. Ma una volta che fai il ground, tutto il resto ce lo metti. Ho capito, come andare in bicicletta. È un modo diverso di far girare il piombo. Una volta che c'è la padronanza del piombo. Ma anche la canna, devo dire che più vado avanti e più mi piace, perché ha la cima rigida, la canna è abbastanza rigida, non è morbidissima. Non è una cannetta semplice, non è da pesca semplice. Però più vado avanti e più mi ci trovo bene. Tieni presente che io ero piccolo, 60. Questa è una 405, un po' rigidina, però è fantastica. Una volta che cominci a imparare a prenderla, e poi voglio provare la canna di Pietro, se viene domani. La C3. Sì, te lo stavo per dire anch'io, guarda, che mi piacerebbe la provassi. A me impressiona troppo quella cima morbidissima. Che ti posso dire, guarda, parlavo l'altro giorno, mi dispiace che non sia qui in trasmissione con Sebastiano Bertino, perché lui invece le aveva, 2C3, a me la canna piace molto, io la porto anche a pesca, trovo molto bene, ha una cima che asseconda bene anche l'onda. Lui però dice che a surf puro non si è trovato benissimo con quella canna lì. E quindi sono un po' curioso, ecco, di portarla con mare un po' più formato. Considera che le Supercast, quelle che ho preso di recente, poi ti farò vedere anche quelle, anche loro hanno una cima d'aiva che è morbida, cioè non è una cima un palo. Però scende meno della C3. La C3 almeno arrivi a metà cima proprio. Sì, ha una curva più morbida, sì. E infatti lui, diciamo che non apprezza molto il discorso del sottovetta, però vabbè, sono pareri personali. Lui ha preso la LA e dice che praticamente si trova molto bene, che ha un ambito di applicazione più vasto della C3. Tu le conosci, Ruby? Sì. No, non le conosco, però io non amo quando lancio le canne con le cime morbide. Ti nascondono il piombo e devi comunque per forza di cose accorciare il drop e per entrare prima nella canna, perché un pezzo di canna praticamente ti sparisce nel giro. E sono più difficili. Per me rimangono più difficili da interpretare quando lancio. Soprattutto se pendoli, poi il piombo ti muore. È più sorda che nel pendolo. Poi io, guarda, pendolo, uso tanto il sinistro per pendolare, non pendolo di destra. Perché una volta che ti impari col sinistro, poi il piombo poi gli fa quello che vuoi, nel senso, puoi fare un aereo grande, fa l'aereo grande, puoi fare un giro basso, glielo fa fare basso, lo vuoi alzare, lo alzi. Cioè, diventa veramente un joystick. E praticamente, quando la cima ti muore, sei costretto a fare dei movimenti molto forzati, molto ampi, mentre quando una cima è rigida basta un minimo movimento che trasmette subito il filo col piombo, trasmettono subito il movimento che tu gli imprimi. Davvero. Questa è una cosa mia personale, no? Io ho preso la cima, arrivo a metà canna. Sì, è morbida, però devo dire che, fatto salvo quello che dice Roberto, che sicuramente è giustissimo, ci mancherebbe, io lo trovo una canna molto riposante, non mi stanca. No, ma una canna che comunque si ammortizza così tanto, c'è anche bisogno di movimenti più ampi e più lenti, perché altrimenti la finisci di solo una frustata, quindi devi girarla con movimenti ampi, lenti, con i tempi suoi, gli trovi i tempi e te la gestisci. Non per quello non ci si pesca, non ci si lancia, assolutamente. Magari ti aiuta anche di più a combattere il pesce, sicuramente, perché ti ammortizza molto più il pesce durante il combattimento, te lo stanca prima. Sì, sì, quello infatti Sebastiano mi diceva quello, che il pesce in canna è una grande canna comunque.
Io c'ho una cosa, sento parlare a me, per anticipo, mi sembra un po' una mezzo cazzata, poi forse sono io che mi sbaglio, no? Questa C-curve e J-curve. Io ho visto le stesse, le canne sia categorizzate come J che come C, li ho viste in mano a lanciatori bravi e piegano tutte a C, non ci sono cazzi. Quindi per me, a me era mezzo cazzata, poi non lo so. Cioè in mano a uno che magari non è bravo, una c'ha una curva più a J e l'altra c'ha una curva più panciuta. Ma in mano a uno bravo diventano tutte e due, piegano tutte e due uguali. O sbaglio? Forse in pesca, magari in pesca ti rimane più... In trazione, sì, in trazione sono d'accordo, perché prendi una canna come quella che ha Pietro, prendi una canna come quella che ho io, in trazione è chiaro che è diversa proprio la curva, in trazione. Ma nel lancio, secondo me, non c'entra niente. No, lancio la finisci la canna, specialmente la cima, qualsiasi canna che prende la finisci la cima. Quindi è un concetto che vale solamente nel recupero, insomma, in trazione. Sicure io, sì. Gli inglesi preferiscono quelle un po' più rigide, tipo quella che ho io, insomma. Sì, più rigide. Anche perché loro devono combattere molto con le alghe e quindi usano le canne, usano dei multifibre particolari e che tagliano le alghe. Che quando loro recuperano le tagliano proprio le alghe. Hanno bisogno quindi di una canna pronta in recupero. La canna morbida è chiaro che ti crea problemi. Va bene, no, era una mia curiosità, siccome leggevo un sacco di chiacchiere che si leggono, c'era questo che mi aveva incuriosito, però poi sono andato a vedere nei lanci, e i lanci non hanno nessun influenza nel recupero, però anche lì io preferisco comunque una canna più pronta. A me la canna morbida è sempre stata un pochettino, anche perché la canna morbida nel lancio comunque poi ti mette un po' in difficoltà, specialmente quando sei imbacuccato a pesca. Una canna pronta è più facile da gestire, secondo me. Almeno questa è la mia esperienza. Poi tu che sei veloce, sicuramente. Sì. Ma infatti io, c'erano delle canne con cui io non mi trovavo bene per niente. Perché avevano bisogno di più, di maggiore progressione. Invece con le 360 mi trovavo benissimo, una botta e camminavo e basta. Forza. Anche perché poi abbreviando la canna diventa più veloce, c'è poco da fare. Un'altra cosa, una 360 io per esempio usavo i drop, lo usavo mulinello anche sotto. Con una canna più lunga ho visto che risponde un pelino meglio se l'accorcio un po' il drop. È sbagliato? No, ma non è sbagliato. È giusto? Più è lunga la canna, più va accorciato il drop. Più è morbida la cima, più va accorciato il drop. Più è rigida, più si riallunga. Ok, perfetto. Va bene. Avete domande voi sui lanci, qualcosa? Quando riprendi, Andrea? Con le prime piogge, ovvero ogni giorno, diventa complicato anche per me. Spero prestissimo. Almeno il fine settimana penso di andare. Anche perché sono curioso di riprovare dopo tutti i consigli ricevuti, insomma. Andrea, trovati l'erba bassa, mi raccomando, che è importante, ti aiuta tanto. Anche se lanci sull'asfalto e poi dentro l'erba, come ti pare. Io ci ho provato a farlo allerare, in effetti... Quando l'ho portata in spiaggia la canna, ho visto che lì si sono accesi gli occhi, però non potevamo purtroppo provare per altri motivi.
accoltellato il pomeriggio, accoltellato a cena. E poi a cena è per colpa del dottor Cucu che non è capace a fare le riprese. A me quella scena mi ha fatto morire, perché io non stavo guardando le mani di Luca, io guardavo là e vedevo Andrea che consolava la ragazza, e la ragazza che l'ha guardato con questi occhi infoccati, ha detto mollo buca. C'ha lo sguardo laser. Oh, ma poi lei non parla italiano, vero? No. Fortunatamente. Se no sei bestemmi. No, siamo stati benissimo. Luca ci ha ricevuto, come dire, veramente. Grazie ancora, da rifare. Da contraccambiare, soprattutto. Casa mia è sempre aperta, per gli amici è sempre aperta. Fa piacere. Grazie a Valeria, perché lei mi ha detto no, fai venire a casa, cosa facciamo? Siamo più comodi. Poi vi possiamo mollare prima, così io mi corico se vi trattenete, se si corica anche la ragazza di Andrea, voi state a fare gli scemi. Fare meglio in definitiva. Però, vedi, capisce l'italiano e quindi invece la ragazza poverina non capiva un piffero di italiano, quindi poteva parlare giusto con Andrea, andare a far culo solo Andrea, insomma. Ma Fabrizio è sparito, si vede solo la parete. È scivolato. Dopo che ci ha ammazzato tutta la settimana con nomi assurdi, improponibili. Mamma mia, davvero. Io a volte mollavo il telefonino. No, ragazzi, troppo belli. Vabbè. Era bello perché tu dicevi tutti i criteri, tutti va bene, va bene, va bene. Lui, Wonder Self Evolution 2020. Oh, per Dio. Deve essere corto. Deve essere orecchiabile, non deve essere uno scioglilingua. Ah, va bene. E voluto un contro surf competition. 20-20. Altonite. I nomi che non basta, cioè il blog lo riempi con i nomi. Bisogna scrivere altro. Ah. Ma mica solo lui, yeah. E vado di nuovo a spulciare i nomi io di scioglilingua, ragazzi. Bellino, però, dai. Vabbè, però c'è da dire che comunque alla fine abbiamo portato, perché alla fine un nome che suona bene, Luca, suona bene a tutti. Il problema è quello, capito? Che tu puoi proporre tutti i nomi che vuoi, ma se un nome suona bene, sono 10 contro 5, voglio dire, suona bene a tutti, capito? Dai, sono contento, intanto abbiamo pagato questo. Adesso andiamo a parlare un attimino di spiagge, va? Si vede? Sì. Sì. E qui c'è un problema. Quando tocchi internet, cioè vai su un sito internet e poi torni su programmi invece prestabiliti, non sempre li fa vedere. Comunque. Allora, questa è la spiaggia. Una spiaggia mitica, Sardegna, no? Parliamo di
parliamo di questa zona, e la spiaggia che stiamo guardando è praticamente questa, vedete. È la spiaggia chiamata di Badesi, comunemente. Però la spiaggia di Badesi è una spiaggia che ha circa 14 chilometri di lunghezza. Quindi è, vedete, è una spiaggia che parte dalla Ciaccia e arriva sino quasi all'Isola Rossa. Sono 14 chilometri. Torna a casa, eccola qua. Allora, da sinistra abbiamo la Ciaccia, poi Maragnano, poi San Pietro a Mare, poi... Adesso, prima si chiamava Baia delle Mimose, correggimi se sbaglio, Andrea. Adesso l'hanno chiamata Pirottoli Frati. No, Pirottoli Frati è il vecchio Riusicu. Ah. Baia è rimasta Baia. Non c'è, strano, ma vero. Baia non è indicata su... È alla destra della foce del Colinas. Allora. Dai. Ci ho fatto 4 magrini su quel tratto di spiaggia. C'è un piccolo problema, però. Perché qua mi dice Pirottoli Frati, ma nella realtà è Baia delle Mimose, lo vedi? Pirottoli Frati è Riusicu. Riusicu non sta un po' più giù dove esce il fiume, un po' vicino al fiume? Sì, per quello si chiama Riusicu. Riusicu vuol dire fiume secco, insomma. È proprio dove c'è la diga secca. La diga, il letto del fiume secco. Ma è sotto, però. È più a nord. Ah, scusa. Rispetto a Baia. Allora, questa è Baia, dove c'è la strada, vedi, una per entrare, poi si sdoppia, una fa costeggia tutti gli ingressi a mare. Ok? E questo è Riusicu. Guarda. Non vediamo zoomato, Marco, vediamo l'immagine bloccata noi. Ah, voi vedete quella di prima. Va bene. Allora. Allora, prendiamo, iniziamo a vedere un attimino comunque. Questo mi chiama Pirottoli Frati, me lo chiama Baia delle Mimose. Riusicu è poco più su, è in questa zona. Vediamo il puntatore. Riusicu è questa, in pratica. Questa è Baia delle Mimose. Poi continuando abbiamo il famoso muraglione di Marina di Badesi, poi continuando abbiamo la casa del sindaco. Chi è stato in queste zone la conosce tutte, perché. Allora, qui partiamo dalla Ciaccia. Intanto la prima cosa da vedere è che la Ciaccia è un posto abbastanza ricco di scogli, di rocce, di la prima parte soprattutto è un misto, che in condizioni di mare forte è utile. Perché è utile? Perché a volte anche questa zona, vedete, la zona più a destra, che è quella dove c'è una maggiore presenza di sabbia in mare, vedete, tutti questi sono scogli, questo è tutto roccia, guardate. A volte è forte anche qui, quindi rimane questo buchettino, lo vedete, dove c'è il mio puntatore, che saranno 80 metri circa, cioè non puoi lanciare più di 80 metri, però questi 80 metri per 80, diciamo che ci metti dentro due canne e riesci comunque a stare in pesca. La parte migliore della Ciaccia chiaramente è questa, perché ha più sabbia, perché sfiora le rocce, è una spiaggia... È una parte della spiaggia di Badesi, l'estrema sinistra, quindi quella, la parte più a ovest della spiaggia di Badesi, dove è consigliata soprattutto se
tutto il resto del litorale è trattabile per via della forza del mare, insomma. Allora, io volevo dire una cosa adesso. Scusate un attimo. Allora, lascio solo Andrea perché è Roberto perché non fanno molto rumore. Se no è un pasticcio. Ok, quindi la parte sinistra dello spiaggione di Badesi, questo tratto di spiaggia è lungo 800 metri, quindi tutto sommato abbastanza limitato rispetto a tutto il resto della spiaggia. Diciamo che è un pochino un riparo dal resto della spiaggia. E comunque è molto interessante perché è un posto dove quando il mare non è affrontabile tranquillamente, la vedete l'immagine? Sì, Robby, fammi sì o no? Sì. La cartina ti vede. Si vede l'immagine ferma, insomma. L'immagine ferma, sì. Quindi sono 800 metri, che è quasi un riparo, va dal maestrale. Poi qui c'è Maragnanu, che è subito a destra della Ciaccia. Dopodiché inizia San Pietro a Mare e arriva sino alla foce del Covinas. Questo è un tratto di spiaggia, come vedete ho messo anche le misure, 1,5 km. È tutto abbastanza abbordabile, raggiungibile, facilmente raggiungibile in macchina, un po' dappertutto. Anche questa è una spiaggia che ho sempre usato un po' come ripiego. Tenete presente che man mano che scendiamo verso ovest, con la spiaggia verso sud-ovest, con la spiaggia di Badesi, per una questione di esposizione, di protezione dalla Sina, insomma, riusciamo a trovare condizioni più facilmente abbordabili, proprio per una questione di esposizione. Però anche questo io l'ho sempre valutato un pochino una zona di ripiego. Per me Badesi inizia qui, dalla foce del Covinas, vedete qui in basso a sinistra. Qui abbiamo, questa è la zona di Baia delle Mimose. Baia delle Mimose c'è un ingresso che prima era controllato, non so se sia ancora così. Ti fanno entrare, tu costeggi la spiaggia, poi c'è tutta una serie di ingressi a mare, 80-100 metri di spiaggia di sabbia che ti portano qua, lo vedete, insomma si vedono tutti questi ingressi. La zona che io però ho sempre preferito è la zona che va oltre il villaggio, quindi dalla foce del Covinas fino quasi al villaggio, senza arrivarci. Questa è la zona che io, per tanti motivi, a me piace molto. E poi, per un altro motivo che voi vedete, se voi state attenti, vedete le punte come proseguono. Guardate il mare, guardate l'effetto che fa, guardate i banchi di sabbia davanti alle punte che proseguono anche nei canali, lo vedete? È tutta così. Tutti questi canali non si aprono contemporaneamente. Questa zona è quella che ha il maggior numero di canali aperti in genere. Quindi se voi guardate dove sta scorrendo il mio puntatore, vedete che non è chiuso. Qua c'è proprio questo ingresso aperto. Non c'è riesco a vedere il puntatore, Marco. Lo vedi? No? Hai l'immagine bloccata, Marco. Non la vediamo in dinamica. Non si vede.
Cosa state vedendo? L'immagine statica di 14 km di spiaggia. Esatto. Allora, fermi tutti. Adesso vedete che cambio, sì? No. No? No. No. Adesso vediamo. Come passo da... Ve lo chiedo perché, come passo da... Adesso? Sì, adesso... Ok, perfetto. Adesso c'è la foto del sindaco, mi sa, vista così. No, è sempre una ciaccia, scusami. È il villaggio, sarebbe questo. È la ciaccia. Presentazione, come la ciaccia? Io vedo la ciaccia. No, si abbaia. Ora Baia delle Mimose. Ah, ecco. Allora, Baia delle Mimose, se voi state attenti, adesso rimettiamo il puntatore. Vi dicevo, io questa zona, quella davanti, diciamo così, al villaggio, lo salto proprio per pari. Arrivi qui dove c'è una stradina, che è una strada bianca, però battuta molto bene, dove ci sono tutta una serie di ingressi a mare, vedete? Come? No, ti riconosco. A me la zona che piace di più è proprio questa che va dalla Focce a un paio di cento metri dal villaggio. Tenete presente che stiamo parlando, questo tratto sono 3 chilometri, eh? Quindi anche uscendo fuori dal villaggio, per arrivare al punto di pesca che piace a me, c'è da camminare in questa stradina, insomma. C'erano dei punti di riferimento, prima, adesso magari non ce li ho più, però se voi state attenti in mare, vedete queste onde di sabbia, le vedete? Adesso lo vedete il puntatore, no? Guardate come si inseguono, vedete? Chiudono anche i canali, eh? Questo è dovuto proprio alle correnti, al maestrale, e questo è sicuramente una ripresa successiva a un libeccio, eh? Perché questo gioco in questa direzione lo fa il libeccio, al contrario lo fa il maestrale. Comunque sia, non tutti i canali sono aperti. Invece in questa zona, a partire da qui, a un certo punto le due strade si congiungono, all'uscita quella che si percorre la più vicina al mare più quella che passa dentro il villaggio, le due strade si congiungono, da qui in poi è tutto buono. Una delle zone che io preferisco è questa proprio dove c'è il puntatore, guardate. E c'è il motivo, eh. Se voi state attenti, è una delle poche zone che non ha sabbia all'esterno. Vedete qua? È chiaro? È tutto aperto, lo vedete? E io qui devo dire che ci ho sempre pescato molto bene. Molto. Tenete presente che questi sono canali che sono molto estesi. Cioè un canale come questo c'è una lunghezza almeno di 300 metri. Da qui a qui ci sono 300 metri. Da qui a qui ce ne sono. Sembrano enormi. Sono enormi. Sono enormi. Sono canali molto vasti. Tant'è vero che molte volte non ci si sta tutti in una sola postazione, al massimo ce ne stanno due, bene, e il terzo si distanzia un po', oppure ci distanziavamo tutti a tre, non è un problema, però in uno di questi posti è stata fatta una pescata di araghi che... È stata fatta una bella pescata di sarghe che appare ogni tanto appariva nel sito proprio dei pionieri. Ed è stata fatta proprio qui. Qui è solamente uno in pratica la notte. Perché è tutto aperto, però è abbastanza limitata la zona aperta. Più scendi giù e più vedi che hai delle zone a tiro, delle zone più aperte. Poi questi canali può darsi che con le mareggiate si aprano, eh? Quindi ogni volta che vai non puoi fare affidamento vado lì, perché tu non sai se in quel punto il canale è aperto o è chiuso. L'errore che molti facevano a Baia delle Mimose e a Badesi in generale è proprio quello.
cioè molti pescatori andavano in quel punto perché ci avevano fatto una pescata, ma i punti dove non si chiudono i canali sono due o tre. Stiamo parlando di spiagge enormi, quindi sono veramente pochi. Il problema è che ogni volta, adesso, questa mareggiata che farà questi giorni prossimi, a partire da domani, da stanotte, sarà una mareggiata che trasforma i connotati a questa spiaggia, perché è una mareggiata veramente violenta. Quindi non puoi dire andiamo lì, devi andare e devi guardare cosa è aperto e cosa è chiuso. E devi avere anche un buon occhio. E ci devi andare anche quando le condizioni del mare sono ancora, sta per iniziare la scaduta. Cioè io a Badesi arrivavo col vento e aspettavo la scaduta. Non andavo quando la scaduta era già iniziata. Andavo, controllavo il mare, vedevo quali erano i canali aperti, mi sceglievo la postazione e poi aspettavo. Perché se tu vai quando il mare è molto scaduto, ti fregano i banchi chiusi, i canali chiusi. Quindi tu ti metti in una sponda pensando che sei messo bene e invece praticamente a 300 metri d'arrivo c'è un banco di sabbia che ti chiude tutto il pascolo. Quindi Badesi sotto quell'aspetto è un po' delicata. Diciamo che è una spiaggia abbastanza mobile, che è battuta dalle mareggiate sia da nord-ovest che da sud-ovest. Le mareggiate violente proprio le cambiano i connotati. È una spiaggia che cambia da un mese all'altro e anche da una mareggiata all'altra. Viceversa, se le mareggiate non sono molto violente, magari rimane in quelle condizioni per mesi, senza nessun problema. Quindi Baia delle Mimose, io, una volta che si ricongiungono queste due strade, da qui in poi, per me praticamente è tutto buono. Io mi facevo delle sviroppate, molte volte abbiamo parcheggiato qui proprio alla fine di questa stradina e ce ne andavamo vicino alla foce, ma non perché la foce fosse importante, perché comunque c'è una zona dove è poco chiusa da banchi, è molto aperta e sinceramente mi dà più garanzie di rotte di pascolo, soprattutto quando arrivavamo tardi la notte con un mare un po' scaduto, mi dava possibilità, sapevo che qui non c'erano sorprese, mentre invece dappertutto sul resto del litorale le potevo trovare. Un altro punto dove non trovavo mai sorprese era proprio questo. Questa è Baia delle Mimose. E questa zona come prede, magari ne parliamo dopo, perché comunque è tutta, è abbastanza omogenea, ha una linea di scogli abbastanza vicina a riva, se voi guardate. Guardate dove iniziano gli scogli. Quindi c'è tutta una scogliera di fronte, per cui ci sono tutti i tipi di prede. Ed è una spiaggia veramente fantastica questa. Andiamo avanti. Riu Mortu, Riu Siku. Questa è una di quelle zone abbastanza ambite, nel senso qui casualmente, se voi guardate la spiaggia, la conformazione della spiaggia, vedrete che queste onde di sabbia continuano ad inseguirsi, guardate, molto fitte, guardate, tranne in questo punto è aperto. Quindi Riu Siku, oltre ad essere abbastanza profonda, era anche comunque una zona dove il canale non veniva chiuso, penso che non venga ancora chiuso dalla sabbia spostata dalle mareggiate. È una zona abbastanza affidabile, tra l'altro la macchina tutto sommato è abbastanza vicina, dietro. Poi però qui c'è solo questo ingresso, da qui in poi che io sappia non ci sono delle strade di penetrazione, però non sono facilmente percorribili, perché qua c'è sabbia, qua c'è sempre molta sabbia. Però Riu Siku è abbastanza interessante come zona, soprattutto con condizioni di mare che per il resto della spiaggia magari sono abbastanza impegnative. Superato Riu Siku, arriviamo a quello che è la classica di Badesi, insomma, Badesi mare.
dove c'è la strada che scende dal bivio di Badesi proprio, c'è il bivio di Badesi sulla destra e questa strada che scende sulla sinistra. Il puntatore lo vedete, sì, percorre praticamente costeggia la spiaggia per un paio di chilometri, perché sono questo tratto è 2,5 km, ma questa strada saranno 2 km. Poi alla fine c'è una rotatoria che ti permette di fare inversione e tornare indietro. Qui i punti di interesse sono molti, senza andare molto lontano, uno dei migliori secondo me è questo a sinistra della spiaggia, della strada proprio. Qua c'è un bellissimo canale ed è sempre aperto. Poi ce n'è uno subito dopo la curva. Come noi arriviamo, ci parcheggiamo qui e andiamo o a sinistra, questo è un ottimo canale, è sempre stato ottimo questa postazione, oppure c'è questa postazione. Poi andiamo avanti e vediamo che ci sono tutta una serie di canali, anche questi sono lunghi 300-400 metri. Ci sono tutta una serie di canali molto interessanti, però io preferisco questo, mi piace molto questo, che però in genere lo trovi occupato, strano ma vero, specialmente dei locali, questo, e poi io tendo ad andare in fondo. A me questa zona non mi fa impazzire. Sì, qualche pesce l'ho preso anche qua, però non mi fa impazzire. Preferisco poi andare oltre questa rotatoria, parcheggiare la macchina proprio qui e andare oltre la rotatoria. Oltre la rotatoria... Come? Li mindi, li giunchi. Sì. Oltre la rotatoria, noi la rotatoria ce l'abbiamo qui sotto, in basso, vedete? Qua siamo quasi in prossimità della casa del sindaco. Qua c'è da fare un 300-400 metri a piedi, perché poi non ci sono discese qua, per arrivare a questo punto. Questo è un punto che è sempre stato molto interessante, perché presenta una punta abbastanza estesa. E due canali, uno a sinistra e uno a destra della punta, che sono sempre aperti anche questi. Hanno sempre dato ottimi risultati. Guardate che stiamo parlando di una spiaggia che anche qua sono 2 km. Però questa postazione e questa postazione si raggiungono da qui, perché se prima da qui non si poteva entrare. Prima si arrivava, si parcheggiava la macchina in prossimità di dove c'è il puntatore, poi andavi un pochettino più avanti, scendevi ed eri in spiaggia. Però tra fare questo tratto o farlo da qui, è meglio farlo da qui. C'è la macchina più in vista, insomma, per tanti motivi. Comunque da qui poi si scende alla casa del sindaco. La casa del sindaco è questo tratto di spiaggia che arriva sino alla fine. La casa del sindaco presenta in genere due canali buoni, più la parte più interessante è proprio questa, è quasi alla fine, vedete, dove c'è il puntatore. Ed è comprensibile perché è più interessante. Vedete tutte queste chiazze di scogli? Tu le conosci, Andrea, vero? Beh. Questi non sono distanti, saranno a 80 metri. Però se ci sono i saraghi, qui ce ne sono di più. Se uno deve prendere i saraghi, qui di più ne prende. Chiedo scusa. Manuel Simonelli. Posso, Marco? Un attimino che sto cercando di far entrare Manuel. Cioè non c'è verso, ma se no non c'è verso. Un attimino. Ok. Vai. Un consiglio, non so se facevate la stessa cosa. Io per andare al sindaco passo da Isola Rossa e Liferuli. Ho capito, tu fai la... Per sbucare direttamente agli scogli. No,
noi facevamo sempre questi 2 chilometri a piedi. Ah. La strada. E soprattutto da lì Feruli, una volta che ti parcheggi, prima del cancelletto, hai la visione di tutto il sindaco dall'estremità più a nord sino all'altezza della rotonda, vedi tutto dall'alto, quindi sì. Hai la possibilità di studiartela perfettamente. L'ho messa a quella zona perché per me è un ripiego, insomma è un riparo molto interessante. Però no, noi ci siamo sempre parcheggiati qui, da qui a piedi. Se non c'era nessuno e qualcuno aveva voglia, sono 2 chilometri. Bisogna essere allenati. Fantastico quel posto. Altrimenti, qua, comunque sia, ci sono un canale qui che è sempre aperto, è stato sempre aperto ed è ottimo. Un canale qui, vedete. E anche questo si apre, di sicuro. Io qui... in questo canale proprio, avevo vinto la canna d'oro l'ultima manche, perché nelle manche precedenti avevo preso delle spigole, delle proprio alla Baia delle Mimose dove avevo parlato prima. Qui invece avevo fatto 6 chili di mormore, proprio in questa punta. E qui c'erano Tony Giulio, un po' all'interno del canale, più un giudice che ci avevano assegnato, insomma. Tant'è che alla fine Giulio mi aveva dato l'esca, perché io l'avevo finita la notte. Ed era in questa punta che gli fotevo, in pratica, riuscivo... Allora, qui succede un fenomeno strano. Il maestrale qui, è vero che arriva da qui, però la corrente ti viene da destra. Per cui, se uno si lascia incantare solo dal mare e non sta attento alla corrente... prende una mezza fregatura. Comunque, morale della favola, il pesce entrava, io gli fotevo il pascolo da qui, ragazzi, non ha toccato un pesce nessuno. Io ho fatto 6 chili di morma. Questa è una spiaggia Badesi dove, ripeto, 14 chilometri, e uno bene o male un buco lo trova se ha occhio. Perché non tutti sono in grado di valutarla bene. 14 km è una spiaggia molto vasta e ha bisogno di, insomma, di uno che lo sappia leggere bene. Fatti salvi questi punti che vi ho indicato, che sono invece in genere quelli più produttivi di sicuro. Poi gli altri, bisogna andare lì a vedere. Se aspettare la scaduta, vedere se i canali sono aperti, se c'è la sabbia di fronte, cosa ha fatto la mareggiata, perché è abbastanza mobile come sabbia. E questa è una spiaggia dove orate, pigole, saraghi, qui se ne prendono sicuramente di più davanti a questi scoglietti, davanti a queste rocce, però si prendono dappertutto. Cioè, qui i saraghi sono presenti dappertutto. Oddio. I saraghi li troviamo dappertutto. Li troviamo dalla ciaccia alla casa del sindaco. Io penso sia, in Sardegna mi sa che è la spiaggia più lunga in assoluto questa. E qui veramente le gare sono sempre state fatte quasi tutte qui, ma perché? Perché presenta tutta una serie di condizioni che comunque sia, anche la mala parata, ti permettono comunque di trovare una soluzione. Queste indicazioni... molto spesso non le conoscono manco i locali, perché i locali, come molti, purtroppo molti appassionati di surf, non hanno tutti i mezzi per poter valutare bene, e allora si va a spot. Io ricordo il Carel, per esempio, avevano quei 3-4 spot e andavano lì. Al di là di quello che succedeva con la mareggiata, insomma, perché lì ci hanno pescato, perché lì ci abbiamo pescato l'anno scorso.
Nel surf casting non si può mai fare questo ragionamento. Lo puoi fare su punti certi, e i punti certi sono quelli che vi ho indicato, ma su tutto il resto della spiaggia i punti certi sono 500 metri, un chilometro. Qui invece stiamo parlando di 14 chilometri di spiaggia. Quindi i punti certi ci sono, però poi in 14 chilometri di spiaggia ci sono sicuramente delle zone che sono altrettanto produttive, insomma. Bisogna solamente saper leggere bene il mare. Devo dire che questa è una spiaggia facile per tanti versi, non è impegnativa come la costa ovest, per esempio, della Sardegna. È facile proprio perché ci sono poi tutta una serie di condizioni che ti permettono di stare in pesca qualsiasi cosa capiti, o quasi. Il mare ti sale di nuovo in burrasca per un imprevisto, perché non hai fatto bene non hai letto bene le condizioni meteo, e tu puoi avere tranquillamente delle zone di ripiego. Per esempio questa. Questa è quella di cui parlava prima Andrea. Questa è subito dopo la spiaggia di Badesi. Questa è la spiaggia dell'Isola Rossa. Qui vedete quest'isola. Oltre ad essere esposta e protetta dal porticciolo dell'Isola Rossa, è protetta anche dall'isola vera e propria. Per cui, con una burrasca di maestrale, qui o qui hai scelta, attenzione, qua ci sono un po' di rocce, bisogna stare attenti, perché comunque è un misto anche qui, questa zona no. Ma qui ci sono delle rocce che sono facilmente raggiungibili. Però tutta questa zona, e tutta questa zona quasi sino a metà spiaggia, è con un mare forte da maestrale è abbordabile. Quindi tornare a casa per rifarsi 250 km o trovarsi una situazione di ripiego come questa, chiaro che la risposta la avete già, no? Ma andandomela attento ad Isola Rossa, vediamo che cosa succede. Ormai sono a 250 km da casa, insomma. E questo è un ottimo ripiego, io l'ho sempre usato e devo dire che qualche volta mi ha anche premiato, però è un ripiego, come tutti i ripieghi non è altamente affidabile, anche perché non stai andando nelle condizioni sue, stai andando per ripararti da una mareggiata che da un'altra parte ha reso impossibile l'azione di pesca. Però è una bella soluzione. Altrimenti la soluzione è un'altra. La soluzione è Platamona, qui arriviamo praticamente sino a Marrizza. Anche qua parliamo di 11, quasi 12 chilometri di spiaggia ininterrotta, con un'esposizione diversa da Badesi, questo lo vedete subito, no? Guardate l'esposizione, è già più esposta nord-nord-ovest, punto primo, e poi è protetta da tutta la zona che va a Stintino, Fiume Santo, che poi continua, arriva sino alla Sinara, che è abbastanza vicino, quindi tutta quella penisola, diciamo così, che poi prolungasi per arrivare quasi sino alla Sinara, protegge questa. Quindi subisce subito due effetti. Una è quella dell'esposizione diversa, quindi il maestrale lo prende più obliquo. E poi perché abbiamo una situazione, per quanto sia una spiaggia più bassa di Badesi, è comunque protetta sia dalla penisola che arriva alla Sinara, sia da un'esposizione diversa dal maestrale. Per cui qua a Badesi diventa impossibile pescare, qui ci si riesce sempre. Più si va a sinistra e più si riesce a stare in pesca. Più si va a destra e più troviamo mare mosso. Anche questa è una zona molto interessante.
Allora, la spiaggia di Platamona praticamente è suddivisa in 9 discese a mare. Qui vedete, qui c'è la prima, dove c'è il mio puntatore. E questa è proprio la... I sassaresi li chiamano pettini. Qua c'è il primo pettine, che arriva con una rotonda. E la prima cosa che voi osservate guardando questa immagine, vedete questa riga che c'è a 80-100 metri d'arriva. Guardate dove c'è il mio puntatore. Queste sono rocce. C'è una striscia di rocce che praticamente viene interrotta solo in qualche piccolo punto che non è neanche affidabile, perché a seconda della maneggiata che fa scopre anche lì. E quindi questa striscia di rocce è continua. In pratica, qui abbiamo la prima discesa a mare, che a me non piace. Poi abbiamo qui la seconda discesa a mare, vedete, discesa a mare 2, secondo pettine, che a me non piace. E qui abbiamo il terzo pettine, che secondo me è uno dei migliori come postazione. Poi dopo vediamo anche perché. Qui abbiamo il quarto pettine. Ora, il terzo pettine, vedete, voi entrate, e questo è proprio quello che chiamano il terzo pettine, che io qui avevo scoperto, non so se mi è venuto a commento. Io? Sì. Sì, a sorso sì. Quindi noi prendiamo... Spiegato, so cosa stai per dire. Allora, molti prendono e si mettono a pescare qui. Noi invece avevamo scoperto un posticino, prendevamo questa stradina e qui c'è un cancello. E non mi ricordo neanche cosa ci fosse, qua uno stabilimento, un villaggetto, mi sembra, qualcosa del genere. Comunque c'è un cancello chiuso e qui c'è un parcheggio, ci stanno un paio di macchine dove c'è il mio puntato. Noi da qui prendevamo, rasentavamo tutto praticamente il recinto di questo villaggetto, no? Questo che sto percorrendo è un recinto, lo vedete. Allora, rasentavamo questo, arrivavamo in spiaggia, qua finiva il recinto, noi parcheggiavamo qui le canne e qui ci mettevamo a pescare in questo tratto. Questo era un posto fantastico, perché gli scogli ce li hai sempre, quindi 80 metri, 100 metri, ma qui si prendevano veramente mormore da mezzo chilo in su e a 20 metri d'arriva, 10 metri, 30 metri, proprio lì, sotto i piedi. C'erano queste marmore spaventose, lanciando più forte, sfiorando questi scogli senza andargli addosso, perché se non incagliano, non togli fuori il terminale, ci lasci piombi. Qua incominciavi a trovare qualche sarago, qualche polpo, non so, abbiamo preso un po' di tutto qua, qualche orata. E questo era un posticino veramente fantastico che trovavamo sempre libero, peraltro. Invece molti arrivavano e si mettevano a pescare qui, una zona anche più libera fuori, poi però se fa mareggiata poi ti ritrovi questa scogliera fuori comunque. Questo era veramente un posto eccellente. Non lo so se lo sia ancora, non so neanche se sia ancora così. Perché ancora così, Andrea. Qui Canolicchio, Platamona, come Badesi anche. Il Canolicchio e il Bibi funzionano in un modo spaventoso. In molti posti sento dire che il Bibi non funziona. Qui a Badesi, se non hai il Bibi o il Canolicchio, è meglio che stai a casa, in tutta questa zona, in tutta questa spiaggia, sia Platamona che Badesi. Ma Platamona tu puoi pescare tranquillamente solamente con il Bibi e con il... E con il Canolicchio. Non hai grossi problemi. Anche le spigole ci prendi. Strano ma vero. Canolicchio qui è, secondo me, l'esca regina. E poi il Bibi. Per le orate, per il sarago e il Bibi. Anche il granchietto di sabbia fatto sul posto. Lì li trovi, qua trovi di tutto. Però da casa tu ti porti Canolicchio e Bibi e qua sei a posto. Non hai bisogno d'altro. Non hai... Chiaro che se ci vieni con l'arenicola prendi anche qualche marmora in più, però se uno si va in tre e nessuno porta l'arenicola,
il cannolicchio funziona perfettamente, non c'è nessun problema. È chiaro che se dei tre c'è uno che ha l'arenicola, incula gli altri, perché l'arenicola è come da tu, soprattutto in presenza di scogli, qui l'arenicola è pieno. Per cui se uno dei tre usa l'arenicola si frega gli altri. Ma se tutti quanti vengono col cannolicchio, si pesca e anche molto bene col cannolicchio. E questo è il terzo pettine. Vedete qui ancora, proprio si vede questa discesina, il recinto, vedete questa discesa, noi ci mettevamo qui. E lì non sto a posto. Poi le discese a mare continuano. C'è il quinto, il sesto pettine, che a me sinceramente non mi fanno impazzire. Io sino al terzo pettine in quella zona, il terzo pettine è quello che preferisco. Queste discese a mare io neanche le prendo in considerazione. L'unica cosa che prendo in considerazione qui è proprio l'inizio di Marina di Sorso, ed è questa zona proprio a sinistra, vedete, in questa curva, proprio in piena curva, eccola qua. C'è questa curva che poi prosegue da qua, qua inizia praticamente Marina di Sorso. Questa è l'iperbarica. Qua adesso penso ci sia qualcos'altro, ma prima qua c'era una vecchia camera iperbarica che veniva usata per i subacquei e ancora penso venga chiamata l'iperbarica tra i pescatori, insomma. Sì. Qui comodissimo, c'è parcheggio, scendi, fai 30-40 metri, appoggi le canne sul muro dell'iperbarica, sei in pesca. E qui le rocce fuori sono anche abbastanza lontanucce, diciamo che non le becchi, a tiro di canne è difficile acchiapparle. L'iperbarica è un altro di quei posti dove a me piace, mi è sempre piaciuto moltissimo, sia a destra che a sinistra dell'iperbarica. È uno di quei posti dove ci abbiamo veramente pescato tanti pesci. Ci abbiamo fatto sare, orate, spigole, ci abbiamo fatto mormore. Mormore, questa zona è la preda più presente in assoluto. Poi ci sono le orate, poi ci sono i sare, poi ci sono le spigole. Proprio in sequenza, cioè spigole se ne prendono meno, ma sare e orate, sì, è una zona fantastica. Quindi iperbarica, qui entriamo in zona di Marina di Sorso. Come arriviamo a Marina di Sorso? Una cosa che ho... Allora, Marina di Sorso, torno indietro, eccola qua. Allora, una cosa che ho dimenticato, ho detto sì, spigole no, pardegazzi. Qua... in alto, vedete, c'è un fiumiciattolo, si chiama fiume Silis, non è una discesa a mare, bisogna trovare parcheggio, però insomma si trova. Io qua probabilmente ho fatto le spigole più grosse della mia vita, qua ho fatto tre spigole, una da solo 10 kg e due assieme, una da 6 e una da 5, a 20 metri. Perché la caratteristica di Platamona è che nonostante non sia una spiaggia profonda, comunque i pesci ti girano vicinissimi, perché viaggiano tra la spiaggia e quella scoglierina che la percorre tutta. È proprio una scogliera che è lunga quanto la spiaggia in pratica. Quando arriva sino a vedere, qua siamo a Marina di Sorso, eppure la scogliera c'è sempre, guardate. Quindi la caratteristica di Platamona è quella di avere un pesce sempre, i pesci pascolano a 20, 30 metri, 40 metri d'arrivo. È comodissimo per quello. Non va molto bene per i lanciatori, però se riesci a far cadere il piombo lì a 20 metri, è il posto... 20, 30 metri, 40 metri, il posto migliore dove lanciare l'esca. Qui il fiume Silis, quando esce, fa un canale sotto riva e lì ci sono le spigole. Anche questo è un posto fantastico. Poi entriamo proprio in piena Marina di Sorso, che io devo dire, a me non è mai piaciuto.
A me questa zona forse sarà perché l'ho frequentata poco, però non mi ha mai fatto impazzire. Questa è l'iperbarica, sì. E continuiamo, c'è la 7, la 8 e la 9. Qua invece iniziamo a entrare in un territorio che i cagliaritani conoscono poco. Sei mai andato, Andrea? Sì, dall'Eden Beach sino a Marizia tantissimo. Allora, i cagliaritani non lo conoscono, ma non lo frequentano molto questa zona. Questa zona è frequentata dai sassaresi, ma non dai cagliaritani. Allora, qui la fine, l'ottava, la nona uscita, praticamente è quella dopo l'Eden Beach, inizia Porchile, questo piccolo tratto di spiaggia. Vedete? Questo è Porchile. Allora, Porchile inizia e finisce qui. Marizia inizia e finisce qui. Sono attaccate, ma sono due spiagge molto diverse tra loro, queste due. Perché qui non troviamo più gli scogli fuori. Quindi possiamo lanciare a 30 metri, possiamo lanciare a 200 metri, quello che vogliamo. E Porchile è comunque un pezzo di spiaggia che sfrutta la presenza. Vedete questi scoglietti qua, pieno, è tutto seminato di scoglietti a Marizia. Quindi, Saraghi sempre. C'è di tutto, però Saraghi, Mormore, Orate, sicuramente sono le prede più frequenti. A me Marizia piace molto perché comunque c'è questi punti di riferimento, che però in funzione delle correnti che si creano ce li è anche Porchile, perché questi poi vengono a pascolare anche qua. Quindi questa è probabilmente la zona che io preferisco assieme al terzo pettine di Platamona. Se me lo permette vengo qui, altrimenti vado al terzo pettine. L'iperbarica sì, ci sono andato quando ho trovato impegnato il terzo pettine, però prima di tutto questa zona, io, a me piace molto, ci ho fatto delle bellissime pescate, condizioni tutto sommato abbastanza morbide perché non ha mai il mare molto mosso, quindi un solito maestrale, anche abbastanza forte, ma qui entra comunque molto ammortizzato. E Marizia è uno di quei posti dove io ci andrei quasi a occhi chiusi a pesca. E in base alle condizioni, col grecale, per esempio, Marizia ha sempre dato buoni risultati. E qui dicono, ma col grecale non si pesca. No, già si pesca, sì, mi metto qua. E mi sfrutto questi scoglietti, perché abbiamo questo punto di riferimento. È chiaro che se io mi metto qui, capace che non pesco, ma se mi metto qui mi sfrutto a rotto di pascolo di questi. Quindi Marizia, Porchile, terzo pettine e iperbarica. Questa è una delle zone più belle per il surf badesi, per un tipo di pesca un attimino più morbida, Platamona. Badesi, mare molto forte, ripieghi a Platamona. E nonostante sia un ripiego, non è un ripiego perché è esposta troppo obliqua rispetto al vento, è un ripiego per via della protezione che c'è da Fiume Santo sino alla Sinara. E questo non compromette il pascolo dei pesci. Quindi non è un ripiego. È un ripiego per le condizioni, ma non per la pesca. Per la pesca è uno spot sempre molto attivo. Le prede ci sono tutte, anche le ombrine qui ci sono. Badesi è uno di quei posti, Platamona, dove d'estate i pescatori locali portavano fuori il cannolicchio intero col gommoncino a 300 metri da riva e ci facevano queste orate da 4-5 kg, ma tante però. Cioè, ci facevano l'accampamento, andavano in campeggio tutta l'estate.
ma tanto è davvero. Questa zona, il vantaggio di questa zona è proprio il fatto che c'è tutta la zona delle bocche di Bonifacio, della Corsica, sono interdette alla pesca. Quindi diciamo che è un parco enorme, però siccome il mare non conosce confini, cioè il parco è lì a un chilometro, però il pesce si sposta. E quindi è sempre una zona molto, molto ben frequentata dai pesci. Platamona più situazioni morbide, Badesi situazioni anche di vero surf. Le scadute di Badesi sono memorabili. Devi andare lì quando il vento a Cagliari sta ancora soffiando, arrivi lì che c'è ancora il mare in burrasca, ti siedi, mangi, bevi, aspetti. Come scende, alle 11 di notte sei in pesca. Parti con i saraghi, qualche orata, poi le mormore, così via. C'è una catena di ventare un po' vasta. È una delle poche spiagge che ti dà tutte queste possibilità, Badesi. Forse è l'unica in Sardegna. Proprio perché tu peschi in condizioni di surf, ci fai saraghi, ci fai spigole, ci fai orate, poi come inizia a scendere il mare i saraghi spariscono e iniziano a entrare le mormore che condividono il pascolo poi con le orate, ci puoi fare qualche spigola, ci puoi fare l'ombrina, quindi ti fai una scaduta completa dal forza 7 al forza niente dell'indomani mattina. Ma ce la fai quasi sempre pescando tutto per intero, perché passi dal sarago alla mormora. E sono situazioni facili per il surf vero che intendiamo noi, però siccome scemi scemi non siamo, piacciono anche a noi queste situazioni, voglio dire, perché ci fanno schifo. Quindi ci prendiamo una scaduta completa, facciamo una pescata di sarago con un po' di mormora, se capita l'orato, se capita l'ombrino. Però è una spiaggia veramente incredibile, Badesi. Cosa ne pensi, Andrea? È la mia spiaggia preferita. È la mia spiaggia preferita e, contrariamente a quanto dicono gli altri, la maggior parte, io ho fatto belle cose anche col Grecale, scegliendo postazioni completamente diverse. Esatto, esatto. Baia resta obiettivamente il punto che preferisco, e come dicevi tu, quando Baia si mette a dare orate ne dà 2-3 a testa, però Platamona, un altro punto che a me piace molto, Platamona è un altro posto che mi piace tantissimo e qui sono andato veramente tanto, e anche io la mia spigola più grossa l'ho fatta al primo pettine, però stranamente so che a te non piace, però la più grossa l'ho fatta lì, pescate di diverse orate, 10 orate da solo, insomma tutte sopra il chilo e mezzo. Un altro punto che mi piace molto è Balai, sì, che è l'estremità sinistra, che è piccolina, esatto, che confina con la scogliera di Balai proprio. Esatto, e io ho Sorso e Platamona, è un posto che prediligo con l'est secco, che fa un mare, e locali la stessa identica cosa, fa un mare molto formato con 3-4 frangenti, con pochissime onde al minuto, scende a 8-10 onde al minuto, ho fatto veramente bellissime pescate. Balai però. No, sto parlando di da Balai sino alla rotonda, dai. Sì, la parte sinistra. Mentre effettivamente col maestrale ho più tendenza a spostarmi verso tra l'Ed, non ho pettine, un altro posto che mi piace tantissimo, dove ho fatto e ho visto fare cose. Non ho pettine, cose, porchile. È porchile, sì. Ma cofani di pesce. Andre, ma Balai non è la spiaggetta di Porto Torres? Esatto, sì, l'estremità, sì, esatto, proprio la scogliera che si chiama Balai. Sì. La scogliera a destra di Porto Torres, che è poi il confine a sinistra di Platamona. No, lo conosco bene quella zona, non ci ho mai pescato lì, ma la conosco bene, ci ho fatto un anno e mezzo di servizio. In barca la conosco, so bene, anche gli scogli che dici tu li ho visti tutti bene.
Però lì c'è qualche posto, qualche canale aperto sugli scogli, perché si abbassano. Sì, sì, però se fa mareggiata ti scopre gli scogli. Noi per esempio siamo andati col mare, dove potevamo lanciare, erano delle zone ancora coperte di sabbia, a mezza nottata è cominciato a scoprire gli scogli. Un'altra cosa, ma invece su alle saline prima dopo Fiume Santo. Tu stai parlando di Pazzona. Di Pazzona dopo, come si chiama? Dopo dove Punta c'è la torre? Dove c'è la torre? La torre dell'acqua dolce. Tu stai parlando della torre dell'acqua dolce? Prima di Stintino. La spiaggia. No, allora, quella spiaggia inizia praticamente dalla centrale di Fiume Santo. E poi prosegue sino a Pazzona e poi si interrompe perché c'è un porticciolo, e poi continui e arrivi a coso, alla Pelosa. E lì non avete mai provato a pescare? non è un posto decente? Sì, l'unico problema per l'esperienza che ho io, allora intanto con un maestrale forza 7-8 a Fiume Santo ti forma frangenti riflessi. E quindi quello è un riparo vero, però a differenza di altri ripari comunque lì ci penso che sarà in quelle condizioni, perché è tutto dire, ci sono alghe, quindi bisogna stare un po' attenti, devi scegliere il posto, però quella zona a nord ti dà tutte queste possibilità. Fiume Santo, io se posso preferisco prenderlo in faccia il maestrale. Fiume Santo ti arriva quasi di spalle il maestrale, però ti forma comunque un mare riflesso che, siccome è una spiaggia bassa, ti forma quei 2-3 frangentini, insomma. E ho provato ad andarci con condizioni di greccale non forte, però è pieno di alghe. Io sono sempre dovuto andare via. Io ho sempre voluto provare a Fiume Santo con il greccale, però alghe a calci in culo. Se si mettono le alghe lì in mezzo, poi diventa anche noioso, insomma. Poi anche impescabile, perché poi se l'alga si ammassa da un lato, dici provo dall'altra, o nel rasento, ciccia, ma se si accumula sulla spiaggia è un po' problema. Io non sono mai riuscito a pescare sul greccale prendendolo in faccia, perché il Fiume Santo lo prendi in faccia il greccale. Sì. Però poi non so l'esperienza che può avere Andrea. Io ci ho provato un sacco di volte. Da quelle, se effettivamente c'è greccale, voglio pescare da quelle parti o saline o direttamente Pelosa. Anche Pelosa non è profonda, è una spiaggia abbastanza bassa. Sì, anche col maestrale che ti arriva di spalle, però se ci fa onde, perché tante alghe. È un ripiego, io non l'ho mai vista come una zona di pesca principale. L'ho sempre vista un po' come un ripiego per non tornare a casa, insomma. Però Badesi invece, col maestrale, ma anche col greccale, come diceva Andrea, cambiando le posizioni, io ho sempre pescato. Quelli che andavano da Cagliari cosa facevano? Andavano sempre negli stessi punti, per esempio il Rio Sticco, però lì ci pescavi col maestrale, ma non col greccale. E quindi dicevano, col greccale a nord non si pesca. No, ma questo era solo un problema di abitudini. Perché loro sbagliavano, io parlo del Care soprattutto, perché erano loro poi che salivano prevalentemente a nord, loro andavano sempre a nord. E loro andavano lì e conoscevano quei posti, sapevano che ci avevano pescato, ci andavano col maestrale, col greccale, e col greccale non ci pescavano un cazzo. Il fatto che ci avessero pescato col maestrale, a loro gli davano garanzie. Però col greccale avrebbero fatto meglio a cambiare posto, perché noi cambiando posto col greccale abbiamo pescato Platamona, Badesi, non abbiamo mai avuto problemi, insomma. Però non nei posti dove pescavamo. È normale che cambi vento, devi cambiare situazione. È normale, però vedi, tutti questi super pescatori invece continuavano a
segnavano col gesso la X e continuavano ad andare lì. Vabbè, un po' come quelli che vanno a pescare sui moli, capito? Vanno sempre sui moli. Sì. È così. Però indubbiamente tutte le spiagge, ma anche quelle non sarde, cambi vento, devi cambiare abitudine, sei obbligato a cambiare. Quella deve essere una regola del surf. Il surf non è... queste cose le puoi fare col mare calmo. Col mare calmo hanno anche un senso. Ma col surf casting non puoi fare quel ragionamento. Col surf casting, se cambia la condizione, devi cambiare postazione. Puoi anche provarci. Tanto non prendi un cazzo, stai un paio d'ore, non prendi niente, devi spostarti per forza. Quindi tanto vale spostarsi da subito e cercare una condizione, una posizione che con quell'altra condizione ti dia risultato. Cosa che non facevano. Questi facevano 250 km, andavano a Riusico col maestrale, col grecale non si pesca un cazzo. Ho capito lì a Riusico, ma spostati di 500 metri e vediamo se si pesca o meno. Quindi è proprio la mentalità lì, della postazione, dell'inseguire i pesci degli altri, o degli altri o i tuoi stesso, voglio dire, perché l'errore più grosso che puoi fare è quello. E tutt'oggi continuano a farlo, vero? Poi con mare calmo ha più senso questo modo di ragionare. Ma col mare mosso, cambia la spiaggia, cambia la rotta di passo. Come fai a... mi ricordo che c'è stata una mareggiata tantissimi anni fa che aveva sconvolto Badesi. Ma sconvolto Badesi vuol dire che dove c'era un canale normale, dopo questa mareggiata c'era un canale dove tu eri 10 metri sopra il mare, cioè talmente aveva scavato che tu il canale era diventato un muraglione sopra il mare, insomma. C'erano questi canali che erano stati scavati per una decina di metri in profondità. La spiaggia sconvolta completamente. E lì dovevi cambiare completamente il modo di pescare. Dovevi dimenticarti tutte quelle postazioni e andare a cercare invece postazioni dove fosse possibile, si potesse verificare la rotta di Pasqua. Perché una volta che una mareggiata ti porta via 4 metri di sabbia da un canale, che cazzo, non c'è più nulla lì. Tutta la canolicchi, i bibbi che scendono ancora in profondità, i bibbi stanno 30-40 centimetri sotto la sabbia, ma quando già ti porta via un metro di spessore di sabbia da un canale, lì non c'è più nulla. Non c'è più niente, si deve tutto ripopolare quello. Perché tutti i microrganismi, compreso canolicchi, bibbi, vermi, cazzi e mazzi, sono stati portati via. Quindi c'è uno scavo di un metro e non c'è più nulla, non resta nulla. Sotto la sabbia non ci sono più quei microrganismi, sono a spasso chissà dove. Quindi devi cambiare completamente il modo di ragionare. Infatti io, prima di una cosa, adesso entra questa mareggiata che sarà un forza 8, credo. Una spiaggia come Sbadesi, se dura 5 giorni, la sconvolge male. Ma forse entra più forte in questa zona, visto un po' l'immagine. Sacca anche a nord. No. Sacca. Adesso lo vediamo, prende tutto. Potrebbe essere l'inizio di una grande stagione, o l'inizio di una stagione di merda, perché non dimentichiamoci che le spiagge adesso sono in condizione estiva, quindi punte canali non li hanno pronunciati, molta sabbia in mare, fondale medio un po' più basso, quindi arrivano queste onde di 8 metri, alcune onde sono anche di 16, cioè vi posso garantire che trascombussano la spiaggia, quindi bisogna vedere cosa succede. Potrebbe essere l'inizio di una grande stagione di pesca o l'inizio di una stagione pessima. E a me è successo che questi sconvolgimenti ci hanno condizionato 2-3 anni.
Perché cambia così tanto, Marco? Perché ci mette molto a ripopolarsi a livello di vermaglia, di... Noi abbiamo tutto degli anni passati dove per 2 o 3 anni comunque ci girassimo e comunque noi eravamo 5 squadre, insomma, parlo di Surfcasting Italia, e tutti, insomma, ottimi pescatori, gente che sapeva il fatto suo. Eppure noi abbiamo avuto 2 o 3 anni di carestia totale. E non riuscivamo a capire, cazzo, non prendavamo. Noi uscivamo e non prendavamo un pesce, ma 5 squadre. Questa storia è durata anche 2 o 3 anni, proprio a seguito di queste, di una mareggiata forza 10. Me la ricordo ancora. Vento arrivava a 160 km orari di raffica, era 90-100 km orari di teso, quindi il costante era 90-100 ad ora e la raffica arrivava a 160, onde di 10 metri, 12 metri, e ci hanno regalato 3 anni di merda su tutti i fronti. Me lo ricordo, guarda, come se fosse oggi. Mira, finito il pesce. Non si pesca più come prima. Poi dopo si è ripreso. Il fondale ha iniziato a popolarsi, si è di nuovo rigenerato. E poi ha ripreso e oggi infatti pesce ce n'è. Per quello dico, questa mareggiata grossa, che non è devastante, però un forza 8 a inizio stagione potrebbe essere o l'inizio di una stagione ottima o l'inizio di una stagione di merda, non è detto, dipende. Vabbè, sarebbe buono perché comunque non è fortissimo, cioè non dura, non perdura tanto. Domenica dovrebbe già cominciare a mollare. Dici di no? Dico di no. Lunedì e martedì. Dico di no. Sì, sembra che molla domenica, ma ce n'è un'altra dietro subito. Allora, ok, so. Allora, uno. Allora, raffica direttamente, questa è la situazione attuale, quindi sta entrando. Vediamo solo la linea, Marco. Solo la linea? Riproviamo. Riproviamo. Adesso? Ok. Allora, questa è la situazione in questo momento. Il maestrale sta iniziando ad entrare. Se voi guardate, guardate qui dove è il maestrale ancora, guarda. Non è ancora entrato, eh. Sta iniziando. No, non è possibile. Allora. Ok, sta iniziando. Perché mi stai facendo tanta niente si intende. Devo chiudere un po' di finestre. Proviamo. Ok. Thank you.
è qua sopra. Allora, vedete, sta entrando. Guardate domani notte, domani alle 18. Guardate come entra. Domani alle 18 come entra il maestrale. Alle 21. Guardate. Sabato mattina. Sabato alle 18. Sabato alle 21. Allora, voi immaginatevi solo che alle 18 ci sono tirate di vento a questa altezza che viaggiano tra i 90 e i 120 km orari di teso. È molto, eh? Che so, vediamo un attimino. Qua si parla di onde che viaggiano tra gli 8 e i 9 metri in tutta la zona nord, mentre invece più giù 6-7 metri. Quindi vedi, Luca, qua parliamo di sabato, domenica mattina, domenica sera, perché mantiene sostenuto. Le onde rimangono tranquillamente dai 3 metri in su. Guardate, lunedì, martedì mattina, martedì notte. La scaduta è martedì. Vedete, alta pressione, guardate. Vedete che in senso orario, no? Quindi l'alta pressione proprio si stabilizza sul nord Sardegna. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che in questa zona, in tutta la costa ovest, passano dalla scaduta al vento di spalle, guardate. Una situazione di merda di quelle mica da ridere. Mentre invece nel nord Sardegna continua a soffiarti davanti perché c'è l'alta pressione proprio sopra, guarda. È la situazione ideale per andare a Badesi. È la situazione ideale per andare a Badesi. Invece da noi cosa viene? Un mare mosso, un mare in burrasca praticamente. In burrasca ti rimane sino a lunedì notte, poi lunedì notte inizia a scendere, ma cessa il vento. Lunedì, voi, allora, nella costa sud probabilmente ve la potete tentare lunedì notte, ma tarda nottata. Alle 3 c'è ancora vento, quindi il mare... alle 6 di martedì c'è ancora vento. Alle 9 di martedì c'è ancora vento, vedete? È proprio la classica scaduta dove il vento a mezzogiorno cessa, guardate, e poi ti entra in scaduta la notte successiva. Deve smaltirle quelle onde. Quindi non è che cessa il vento e tutto finisce lì. Cioè, se il vento, le onde si allungano, si alzano, quindi il mare, se prima avevi onde di 6 metri, ce li hai di 8 metri dopo, come c'è se il vento. Martedì notte è una bella soluzione, perché ti si stabilizza un'alta pressione proprio sulla testa. Nella nostra zona ti viene il vento alle spalle, cioè nell'ano in pratica. Più o meno. Però non è detto. E da noi, Marco, si anticipa di un giorno praticamente, no? Mi sembra. Allora, domenica, da voi... Allora, la vostra zona sembra è protetta dal vento per via della Corsica, voglio dire. Però... non deve lasciare imbrogliare. Guardate che cazzo c'è nella zona della Campania. Cioè, qui parliamo di vento a 120 all'ora. Andate in Campania a pescare. Ma
Beh, no, c'è anche da noi, però non preoccupare. C'è anche da noi. Domenica notte. Lunedì notte inizia a scendere, ma è lenta la discesa, vedi? Il vento comunque soffia tutta la notte. Vedi? Martedì ancora soffia. Allora, in Toscana, invece, lì gira di spalle, vedi? Lì gira il vento di spalle. Però si ritrovano questo richiamo di scirocco martedì, eh? Allora, lunedì, continua il maestrale, anche in Toscana, lunedì notte. Lunedì notte il vento in Toscana finisce, però probabilmente le onde ve le ritrovate martedì mattina alle 6, entra di spalle, però qua sta continuando a spingere. Io non lo so, lunedì uno sguardo lo si può dare, ma secondo me è più martedì. Secondo me è più martedì anche in Toscana. E c'è ancora vento. Andate a controllare domenica magari, forse. No? Ma sai, sono venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, sono 5 giorni. Questa è una maestralata da 5 giorni. Il maestrale è sempre giorni dispari, lo so. 1, 3, 5, anche 7. Però se voi state attenti, qua parliamo di martedì, ma guardate cosa sta succedendo poi. Vedi qua, cari miei, questa è un'altra maestralata in arrivo. Vediamo quindi che mi dà una soluzione più. Allora, qua siamo adesso. Vedi, stanotte entra da ponente, giustamente. Guarda, adesso sta entrando da ponente ancora il vento. Però poi, durante la nottata, domani entra da maestrale violentissimo. Qua addirittura mi parla di 60 nodi di vento in queste zone, guardate, 120 all'ora. Sabato, guardate, violentissimo. Domenica viene un po' spostato per un attimo, vedete, però poi... vince il maestrale sull'alta pressione. C'è un'alta pressione qui, lo vedete? Che sabato un po' tende a spostarla, guardate. Adesso vedete come il maestrale è violento, arriva sino alla penisola, copre tutto il Mediterraneo. Guardate, sabato si forma un'alta pressione all'altezza delle Baleari, vedete? Che sposta un pochino, tende a spostarlo. Vedete come sale? Guardate, vedete? E però poi alla fine vince il maestrale. Quindi domenica questa è la situazione. Lunedì. Allora, se guardi Windy ti prende un po' in giro, però è giusto. Comunque il maestrale continua. Vedi, continua. Martedì notte la situazione già cambia. Questo vale sia per la Toscana che per la Sardegna. Mercoledì, guardate cosa si sta preparando sull'Atlantico, guarda, lo vedete? Vedete qui al largo dell'Inghilterra, Francia, lo vedete? Guardate mercoledì cosa succede. Pof! Guarda. Guardate cosa succede.
Questa qui diventa un'altra maestra alata. Guarda, adesso c'è il richiamo. Qui c'è proprio una bassissima pressione, guarda. E potrebbe entrare un altro tirato di maestrale settimana prossima. Infatti si vede, perché Andrea c'ha già la felpa. Invece noi stiamo sudando ancora. È diversa la situazione. Temperatura, guardate com'è diverso. Allora, io sono qua, vedete la manina. Anche tu c'è la felpa. E guarda che è verde. Quindi le temperature da noi viaggiano attorno ai 10-12 gradi. Vedi. Io sono qua, dove c'è la manina, vedi? Va a vedere la manina? No, anche dal video. Allora, ti faccio vedere, vediamo un po' se me lo trova questo. Invece Andrea è in questa zona, giusto Andrea? Là sei in Bretagna, sali un po' più a nord. Ecco, eccoti là, perfetto. Quindi Andrea c'è fresco. Andrea, più o meno come da noi, forse meno, perché da loro c'è il mare, c'è l'oceano, quindi lì c'è la Manica, sono vicino al mare, più caldo. Invece guarda le Alpi. Che 2-4. Umidità da loro di più, da noi meno. Onde. Ora. Vediamo un po'. Guarda le onde. Venerdì notte. Parliamo di onde che viaggiano dai 6 metri a crescere, 6-9 metri. Guarda. Brutto quando è così rosso, E questo è il rosso che tende al chiaro, quindi vuol dire oltre 6 metri di onda. Mentre invece vedi questa zona. Però in Sulu, lì, zona Livorno, quelle zone lì ci fa un po' di libeccio, questo è interessante. Allora, arriva da Libeccio l'onda leggermente da Libeccio, ma perché è una deviazione, siccome è protetta dalla Corsica, vedi? È protetta dalla Corsica, ma poi le onde si rifrangono qui e sono le onde che passano sia da sopra che da sotto. Tant'è vero che se tu guardi i fronti delle onde sono diversi. Da Piombino in su vedi che arrivano ovest, maestrale. Invece sotto del Grossettano già arrivano da sud-ovest, ma perché sono le onde riflesse che arrivano dalla Bocca di Bonifacio oppure dal nord della Corsica. La Corsica di fronte, guarda, che gli fa velo, però attenzione, parliamo sempre di 1,80 m, 1,5 m, 2 metri d'onda. Non è che siccome qui è rosso, da loro si può pescare, forse anche da loro. Vabbè, sì, comunque sì. Domenica, vedi, sono sempre onde di 2 metri, Vedi? Zona protetta, un pochino di più, è la Liguria. Ma grazie al cazzo, gli arriva di sparo. Di notte. Allora, probabilmente nel Grossettano lunedì notte, da Grosseto a Piombino, in quella zona potrebbe essere anche probabilmente interessante lunedì notte. Addirittura martedì si prende l'ultimo, vedi che qua è ancora rosa, no? Qua c'è ancora. Qua ci sono ancora onde sull'ordine dei 5-6 metri. Comunque queste onde non è che si fermano qui, poi proseguono. Quindi anche da loro. Martedì notte io andrei, guarda.
Io andrei martedì notte, sia in Toscana che in Sardegna. Sì. Tu te la tenteresti su in Sardegna, Marco, anche se inizia stagione? Sì, sì, assolutamente. Per l'evoluzione che ha, sì. Perché... Allora, questo me lo fa vedere male. Questo mi interessa. Ok, allora, venerdì. Vedete le esobere come sono vicine, guarda. Vedete queste righe? No, queste sono righe di pressione, no? Sono molto vicine, quindi vuol dire che il vento è forte. Guarda, vedete tutto il Mediterraneo così, eh? Se guardate le linee di pressione sabato, guardate come sono vicine. È micidiale, eh? Vedi la bassa pressione, dov'è qua? 998 millibar, ragazzi. Cioè, violentissimo, capito? Lunedì. Martedì notte, eccola qua. Vedete questa zona? Senza isobare, praticamente. Traffico di vento. Guardate, vedete la zona di bassa pressione, di alta pressione, dove? Guardate come si sposta. Io me la farei martedì notte. E a sud Portopino come la vedresti? A me non piace Portopino, io sono un po' allergico. Non ti piace? Io a Portopino sono un pochino allergico. Questo è martedì, questo è lunedì. Lunedì Portopino, ragazzi. Lunedì notte ancora parliamo di raffiche di vento a largo che viaggiano attorno ai 40-50 km all'ora e sotto costa attorno ai 30-35 all'ora. Però il mare c'è. Cioè, proveniamo da una situazione di mare in burrasca. Però Portopino è una situazione un po' diversa, perché essendo riparato sia da Sant'Antioco che da Putambenga, può offrirsi qualcosa di significativo. Sì. Sì. Anche se c'è il vento così, comunque la spiaggia ti dà quelle ondine, stanno una dietro all'altra, perché non è molto alta come spiaggia. No, non è una spiaggia bassa, è un culo a rifarci, è... A me ci sono un po' di cose che... Diciamo che la cosa più bella è arrivarci. Lo so. Invece martedì... Martedì avete diverse zone con diverse possibilità. Anche martedì non sarebbe male. No, ma la scaduta ve la prendete martedì, eh. La scaduta ve la prendete martedì. Piaccia o non piaccia. Io andrei a nord. Secondo me è proprio la situazione ideale per andare a nord martedì. Idem. Però coloro i quali non possono a nord, bisogna trovare un posto a sud. Lo trovano a sud. Sicuramente lo trovano.
Non lo trovo. Tanto, vale, tanto poi le immagini le mando, quindi un bucolotto. Perché non provate a vedere un attimino che situazione c'è a Portopaglia? Ma secondo me Portopaglia è una bella situazione, anche lì, bisogna vederla. Andare a vederla dietro casa, non ci metto. Portopaglia per vedere, perché si chiama Portopaglia perché fa alghe cassone, insomma. Però in mezzo alle alghe. Però sai, se ci sono buchi... Buchi di alghe, so. Lonnesa, inizio stagione. Oh, mi piace. Inverno, primavera. Sì. Vabbè, una soluzione si trova. No, no, la soluzione la trovate di sicuro. Perché sarebbe stato l'ideale, vabbè, sotto il discorso del lavoro, che lavori tutti i giorni, quindi devi un pochettino incastrare la situazione, capito? Lo so. Perché tu dici, a me non ci vai di sabato, ma di sabato come tiri lanci il piombo in mare, lo ritrovi nella pinetta. Sabato lo spalla. Sabato, se il vento è basso è a 70 all'ora, 80 all'ora. A massima porto paglietto puoi andare, cioè, ma proprio... sì, vabbè, lì sei anche riparato dal vento. Per quanto sia forte, porto paglietto lo tiene. Fine settembre, prima mareggiata, violenta. Allora... poi è che da molto che non entra il maestrale, cioè, è quello che mi fa paura. Più di un mese, forse anche più, che non fa una maestrata grossa. È quello che mi fa paura, perché adesso le spiagge sono tutte senza canali, senza punte, senza, c'è un cazzo. Mi arriva sta maestrata, le rivolta come un calzino. È forte, anche se io credo, diciamo che la guardo come una mareggiata estiva, nonostante sia comunque una mareggiata autunnale, perché prende tutto il Mediterraneo. Però il surf, la stagione da surf vera per me inizia a fine ottobre, novembre. Io sino a quel momento non considero niente. Magari ci vado a pesca, però in leggerezza, insomma. Ci vado in leggerezza. Ma è giusto per provare i posti un attimino, anche per... È giusto per incominciare a prenderci un po' di confidenza. Per rientrare nella... Per rientrare nella mentalità del surf. Sì. Proprio ne hai voglia di andare a pescare dentro mille di situazioni comunque. Proprio perché la conformazione che c'è in questa zona ti consente anche di affrontare il mare in determinate situazioni. Anche se, ripeto, io questo periodo sono fare, io l'ho fatto, perché anche io quando ero giù situazione del genere l'avrei affrontata, però sapendo che comunque inizio stagione, prima mareggiata di stagione, poi così violenta, insomma, non è che faccio molto affidamento, la prendo, la faccio in leggerezza, la faccio come allenamento, come per mettermi a posto l'attrezzatura, queste cose, insomma. Però poi la stagione da scimmia comincia a novembre. Prima di novembre non mi impegno. A novembre allora cambia la musica. Ben inteso, una cosa vi devo dire. E comunque a inizio stagione i sarghi ci sono. Ma infatti Marco, io guarda, c'ho una mezza idea di provare... uno spot proprio per vedere se uscivano dei saraghi.
fare le orate, ti possono... però il pesce da surf per eccellenza è il sarago, insomma. È quello che col mareggiate, col mare forte trovi il sarago. È proprio il pesce da surf per eccellenza. Quindi a inizio stagione sì, ci sono i saraghi, poi smettono addirittura ottobre, novembre, poi iniziano di nuovo a fine novembre. Però a inizio stagione, a settembre, li puoi beccare bene. Se becchi il branco, magari sono magrolini, però ne fai. Storicamente gonnesa, per l'appunto. A inizio stagione gli fa sempre. Quello dicevo Portopaglia. Portopaglia è un classico posto da saraghi. Sono lì. Ma la fortuna, sai cosa? È che la fortuna quando ce le vicine, poi hai anche fatto un giro di ispezione la domenica, il lunedì, te la puoi seguire. Io da un quarto d'ora, cioè, da lavoro ci metto 10 minuti a arrivare a Portopaglia. Fatelo un giro e vedi, perché potrebbe essere interessante Portopaglia, proprio per la presenza dei saraghi. A Portopaglia i saraghi ci sono. Magari posso anche fare qualche video dall'alto e si può anche vedere tutti insieme come si evolve una mareggiata. Tanto Portopaglia poi te la devi fare a piedi, scendi giù, un po' a sinistra, ti metti. Sì, poi ti porti le bombole di ossigeno per salire, però va bene. Ho capito, che cazzo. Prima era pure peggio. Adesso c'è anche la passerella, dai. Figurare la passerella. Troppo comodi. Un altro bel ripiego dalle tue parti, Luca, è Masua per le burrasche di è vero. Anche Masua in questo periodo, come tra questo vento così, Masua è una spiaggia un po' strana. Io ci ho fatto orate, ci ho fatto, ma ci ho preso degli schiaffi a Masua. Io ce ne scampi e liberi, però ci ho fatto orate, ci ho fatto spigole. Ma quante botte ci ho preso io a Masù? E cala domestica, Marco? Cala domestica è già un casino. Devi arrivarci. Poi devi scenderci. Anche lì mi sa che c'è la passerella adesso. Sì. Però cala domestica sicuramente il mare scende un po' prima perché è un imbuto. Bisogna vedere come arriva, che animazione arriva. Se arriva dritto, viene amplificato addirittura. La domestica è uno spot un po' così. Scogliere. È che non c'è Giovanni che è della zona. Forse no, l'avremmo coinvolto in questa situazione. Io ci ho fatto quella insurrata che la domestica, che la metà basterebbe, oh cazzo. Infatti. Quando saltava Gonnesa. No. Ho preso un paio di schiaffi e ho detto no, basta, non voglio più. Invece Masua quantomeno è facile, c'è la macchina vicino, sai. Se anche ti dà due calci in culo, li accetti più volentieri. La domestica, un culo, ci arriva, poi arrivi la sera, sta a ruga. Ma per favore! E poi l'azzurra. No! Quando stavo imparando? Ma io l'ho sempre scartata un po' la domestica, proprio per quella forma di imbuto. Lui spesso le rocce, vai a sinistra, alla scogliera di sinistra, fai rock fishing, cara domestica, lì sì. Vabbè, ma per fare rock fishing secondo me ci sono cose più belle. Ma è bello anche per domestica, è anche poco battuto. Però io al tuo posto mi tenterei una puntatina a vedere che condizioni è, quello farei sicuramente. Domani incomincio già ad andare a vederla, ma comunque tra sabato e domenica una passeggiata me la faccio. Lunedì senz'altro, lunedì pomeriggio come esco da lavoro mi faccio un giro da lì.
tanto è ancora forte. Mentre invece lunedì sera, in Toscana potrebbero iniziare ad andare a guardare. Lunedì sera potrebbero quantomeno guardare in Toscana. Non lo so se... Io non riesco a collegare l'altezza delle onde con le spiagge. Anche perché bisogna frequentare quelle spiagge perché ci sono condizioni diverse tra Grossettano e invece la zona a nord di Piombino. Sono proprio condizioni completamente diverse, sia di mare, sia di vento, sia di tenuta delle spiagge. Quindi bisognerebbe frequentarle un pochettino e vedere che cosa realmente arriva a quella mareggiata, capito? Ma io, senti Marco, posso andare o sabato o domenica? Sabato escluso. Vale un paio di minuti. Però domenica la mia intenzione era di provare o questo spot da Saraghi, che è un po' più a nord, o se no a Rimigliano, a parte vicino alla Torraccia, che è parecchio profonda. Più e lì dove c'è 2,5 metri d'onda da delle altre parti che non riesci a pescare, li peschi, eh? Non è che... Fatteli un po' di foto, perché così riesco riesco a collegare le condizioni con la foto, capito? Anche sì, se... Sì, sì, sì. Réglage dell'allarme en cours. Ci sono le webcam, quindi riesco comunque a vederlo. Però... Sì, sì. Faccio pure qualche video. Sì, se riesco faccio pure qualche video. Sì, sì, sì. Se si riesce a collegare quello che danno le previsioni al momento con la foto, sicuramente sì. per il futuro è più facile, capito? Io so esattamente cosa succede a Sardegna senza vedere foto, senza vedere niente. Vabbè, certo. Però le conosco a memoria. E invece... sono troppo diverse le condizioni che si creano a Settano e quelle che si creano a nord di Piombino. Sono proprio completamente diverse. Da una parte arriva da sud-ovest, dall'altra arriva da Maestrale. Sì, ma perché c'è anche questa copertura della Sardegna. Della Corsica. Della Corsica. Poi arriva il mare, il riflesso. Il mare delle bocche di Bonifacio che viene rifratto, cioè da una parte si sposta a destra, dall'altra si sposta a sinistra, poi arriva il mare da su che invece si sposta verso il bacino. Quindi bisogna bisogna proprio inquadrarla bene la situazione, perché poi dice ma col sud-ovest, ma non è sud-ovest, è Maestrale. Quello che arriva è il mare riflesso di Maestrale in questo caso, questo caso specifico, non è la perturbazione che ruota e te lo fa arrivare del sud-ovest, in questo caso è del sud-ovest, ma è un mare riflesso però di Maestrale. Ma capita spesso comunque di avere vento, dice libeccio, poi va a vederla, invece la perturbazione è da Maestrale, solo che c'è questa... Sì, è normale, lo so, però una cosa... È il vento che ti arriva dall'Ibecio perché c'è un punto di bassa pressione in alto della Sardegna. Una cosa è il punto di bassa pressione ce l'è in basso, quindi ti arriva comunque il Maestrale, perché arriva nel Lazio, nella Campania. Solo che a voi le onde arrivano, il vento magari arriva dal Maestrale, uguale. Però le onde vi arrivano concorrente dall'Ibecio, ma perché è una rifrazione dovuta... È una rifrazione delle onde che provengono dalle bocche di Bonifacio, capito? Sì. Invece sì. A nord, zona Ticino, già beccano il riflesso di Maestrale, cioè fa il giro della Corsica e riprende il tornaggio da Maestrale. Per quello in una regione con lo stesso vento avete quattro situazioni diverse. Sì, vanno un po' conosciute. Sì, bisogna conoscerle bene, perché ad un occhio inesperto c'è mai degli beccio, no, par dei gazzi. Questo è proprio di Maestrale il riflesso. Altra cosa è invece il Maestrale in Sardegna e l'Ibecio nella penisola, perché è il punto dell'alta pressione in alto. Quella è un'altra condizione proprio, non è l'Ibecio.
Quello viene dall'Ibecio, ma perché ha una bassa pressione in alto. Questo invece viene dall'Ibecio perché è una rifrazione delle onde dovute alla presenza della Corsica di fronte. Sì. Quindi sono pure apparentemente simili, sono situazioni completamente diverse che vanno trattate diversamente. Sì, sì, perché poi una ti può rendere in un modo, l'altra va vista un attimo come... Sì. Per certi versi è più difficile da interpretare che sono la Sardegna, perché la Sardegna se ti arriva il maestrale lo sai. Eh beh, lì ti arriva diretto. Invece da voi ti arriva un maestrale che non è maestrale, però a quel punto diventa l'Ibecio per la via della rotazione dei venti. Oh, ma la colpa è pure vostra, che ci state a fare davanti alla Toscana? No, non va mica bene. Ma date colpa francesi, non va bene. Forse che rompe i coglioni. Pure voi che ci siete di mezzo. Noi siamo poco più bassi. Però sì, sono situazioni. Frega molto il pesce, Thomas. Sono in prima battuta. No, e guarda, Pietro, sai che sono... insieme, Pietro. Come? È bene avere delle visioni di insieme, le più ampie possibili. No, scherzo, è una battuta, certo. Lo so. Bisogna proprio... Ho capito. Perché da noi per assurdo è più facile. Invece da voi c'è tutte queste rifrazioni, rotazioni, sono fenomeni diversi. La rifrazione è una cosa, la rotazione è un'altra. Sì, sono cose quasi diciamo locali, dai. Sì, non locali, ma circoscritte. Sembrano, sono simili, però nella realtà sono diverse. È quello che bisogna studiare bene a fondo da voi. Ah, sì. Però, insomma, dai. Previsione un po'. Situazioni e fotografie si riesce a capire. Sì, sì. No, poi ti ho detto, ora domenica sei ancora un po' più forte del normale. L'unica spiaggia che mi può consentire di provare penso sia Emiliano. Domenica è forte che dà andare il primo sguardo darlo lunedì. Lunedì mi sa che è un problema. Ma ci sono le webcam, quindi si può intanto dare. No, dico lunedì è un problema per me andare. Uno sguardo dalle webcam si può dare. Sì. Si salvano gli screen e poi se ne può discutere giovedì prossimo. A voglia, certo. Noi cosa dobbiamo fare? Bisogna insegnare la gente ad andare al mare a capire. Perché questi ragionamenti non li fanno in tanti. Non vedono che le onde arrivano dal sud-ovest, per loro è sud-ovest. Sì. Non è sud-ovest, è maestrale. Poi bisogna vedere se un maestrale è dovuto alla rotazione o un maestrale è dovuto alla rifrazione delle onde. Sono due cose diverse, anche questo. Sono due condizioni completamente diverse. E lì bisogna capire in che condizioni si comportano le spiagge. Cosa danno in quelle condizioni, se si pesca, se non si pesca, mentre invece nel caso del punto di bassa pressione, se si pesca, se non si pesca. Sono da fare più... Devi partire da una condizione, cioè devi capire che non sono condizioni uguali, capito? Simili, ma sono molto diverse. Una volta che capisci quello, allora cominci a ragionare con un'altra ottica. Vabbè, ragazzi. Vabbè. Chiudiamo la registrazione. Grazie. Poi ci giovedì. Andrea, quando è che ci racconti quel sogno tu? Pensavo di farlo su questo mese, prima di ripartire in vacanza. Devo preparare tutto, quindi diciamo potrei farlo tra due giovedì. Okay. Aspetta un attimo, magari fissiamo anche una data.
Questo che hai fatto, scusa? Per un viaggio. Luca, siamo capiti io e lui. Non ti preoccupare, quello quando c'è lo vedi. Giovedì è pericoloso. Ma molto, però. Ci vuoi scontare? Giovedì 8? Giovedì 8 ottobre? Ok. Segnato. Oh, dedicane una anche a Fabrizio, però, Marco. Dove ci racconta le sue avventure. Ciao, Mente, guarda. Grazie di tutto. Allora, giovedì 8 ottobre è impegnata. Io chiudo la registrazione, ringraziamo tutti e poi... Grazie.